Ciao a tutte e benvenute in questo nuovo video. Allora, oggi ho intenzione di pulire il frigorifero perché ho visto che inizia a essere un po' sporchino, quindi ce n'è di bisogno. In realtà vorrei pulire tutta la cucina, anzi dovrei pulire tutta la cucina, però oggi faccio giusto il frigorifero, se riesco anche il congelatore. E poi magari prossima volta farò un altro video a parte in cui pulisco la cucina. Quindi adesso stacco il frigo. Tolgo tutto quello che c'è dentro, anche i vari ripiani, poi acqua calda, rimo l'aceto e pannetto in microfibra. Finito di passare il rime l'aceto, che aspetta, vi faccio vedere che magari per chi non mi segue non l'ha visto, che è questo qua. È la prima volta che lo usavo per pulire il frigo e devo dire che è venuto veramente bene e lascia un profumino davvero buono, proprio ripulito.
Ed ecco qua il frigo bello pulito, precisino, ordinato. Oh, ora sì. Allora, qua su ho messo le uova, poi c'è una bustina di lievito e un limone aperto. Poi maionese, marmellata, grana padano grattugiato, carciofini, olive, formaggio, sottilette e burro. Poi sotto qua metto di solito le bibite, birra, spumante, se viene qualcuno, vino bianco, ok. Poi l'acqua, ci deve essere sempre l'acqua fresca per Andre, che a lui piace fresca, io invece temperatura ambiente. Poi di solito qua metto la verdura, quindi limoni, carote e cavolfiore. Poi c'è un pezzo di parmigiano di grana padano. Poi qui formaggini vari, fiocchi di latte, formaggio spalmabile, ricotta. Riparto pasta fresca. Tra l'altro questi qua me li ha dati la mamma di Andrea. Sono questi gnocconi giganti, ripieni di speck e brie, sono del pastaio e si trovano all'Esselunga. Trofie e pasta per fare le lasagne. Poi qua metto i vari yogurtini. Qui i salumi, wurster, poi tipo i teneroni, cubetti di prosciutto cotto, pancetta. Qui troviamo il pesto, tra l'altro questo l'ho aperto ieri sera, è molto buono. E poi quest'altra salsina, alle noci. E poi pasta di pomodoro che ho aperto oggi, succo di mela e latte. Frigo pulito, come avete visto, tutto bellino, precisino, ordinato. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi like ed iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Attivate la campanellina se non volete perdere i prossimi video e noi ci vediamo prossimo. Ciao! Se ho dato una sistemata, una bella sistemata anche al congelatore perché c'era tantissimo ghiaccio, andava sbrinato. Anzi, vi faccio vedere se c'è sempre. Ecco. Questa è solo una piccola parte di quello che ho tolto. La pulizia del congelatore non sono riuscita a farla perché mi si era scaricata la macchinetta. Comunque sì, ho pulito anche questo, sono veramente soddisfatta. Ciao!